Ciao a tutti e a tutte! Oggi volevo parlarvi di una saga che sta spopolando soprattutto ultimamente, ho notato, anche se è uscita un bel po' di anni fa. Io già da un anno e mezzo avevo intenzione di leggerla, poi appunto ultimamente è scoppiato il boom booktuber italiani che ne parlano ovunque e mi sono quindi decisa a comprarla perché era un po' titubante e alla fine fortunatamente l'ho acquistata perché è una saga che mi è piaciuta tantissimo. Di cosa stiamo parlando? Dell'amica geniale di Elena Ferrante, edito da Edizioni EO. Si tratta di una quadrilogia, questo è appunto il primo volume. Il secondo volume si intitola Storia del nuovo cognome. Il terzo volume si intitola Storia di chi fugge e di chi resta. Il quarto volume si intitola Storia della bambina perduta. Ogni libro percorre diverse fasi della vita evolutiva di due amiche. Le fasi sono le seguenti. Nel primo libro troviamo l'infanzia e l'adolescenza, nel secondo libro la giovinezza, nel terzo libro, aiuto mi sta cadendo tutto, l'età di mezzo e nell'ultimo libro la maturità e la vecchiaia. Ma di cosa parla in generale questa saga? La saga dell'amica geniale parla sostanzialmente di un'amicizia tra due bambine, adolescenti e adulte. Le due protagoniste in questione sono Elena Greco, che è la voce narrante di tutti e quattro i libri, e la sua amica Raffaella Cerullo, detta da tutti Lina, ma solo da Elena e da noi lettori soprannominata Lila. Parliamo brevemente di queste due protagoniste. Elena è una ragazza sostanzialmente, una donna, ecco, anche se appunto cominceremo a conoscere entrambe da quando sono bambine per arrivare poi alla vecchiaia, ma diciamo donna. Elena è una donna che fin da piccola si è dimostrata insicura su qualsiasi cosa, sia sul proprio aspetto fisico. Lei raramente si vede e si sente bella, si vede troppo grossa, con troppo seno, con troppi fianchi, con troppi brufoli, e insicura anche sulla sua intelligenza e sulla sua personalità, sulla sua identità. Ma perché si vede insicura? Lei si vede insicura sempre e solo, sostanzialmente, in relazione a Lila. Lei si sente sostanzialmente sempre inferiore a Lila in qualsiasi campo. Chi è Lila? Lila è estremamente complicata come personaggio, anche Elena lo è. Sono entrambe dei personaggi complicati, però Lila, secondo me, lo è ancora di più. È sicuramente una bambina e un'adulta poi molto intelligente, molto caparbia. Se Elena deve leggere e rileggere e ripetere e imparare a memoria pezzi di libri per sostenere delle buone interrogazioni a scuola, a Lila basta leggere le cose una volta e poi non solo le sa ripetere, ma riesce a ricavarne riflessioni profonde, ricche di spunti anche poi per Elena. Dalle riflessioni di Lila, Elena riesce a sentirsi viva e a ricavare poi da sé altre riflessioni. Solo confrontandosi con Lila, Elena riesce a tirare fuori i suoi veri pensieri, le sue opinioni, e a volte però non sempre vere opinioni, perché sono un po' plasmate dal pensiero di Lila, soprattutto nei primi tempi. Lila, fin dalla prima pagina di questo libro, viene descritta come una bambina cattiva. Lila stessa successivamente si definirà molte volte una persona cattiva. Una persona che spesso non vuole fare del male, soprattutto non vuole fare del male ad Elena, ma essendo una persona cattiva fa del male, si comporta male con gli altri, con le altre persone. Entrambe, come ho detto prima, sono molto complicate e vi posso assicurare che non è facile amarle. Non è facile amare Elena e tantomeno Lila. Sono entrambe delle persone con una personalità complicatissima e con dei difetti molto evidenti e molto grossi. Quindi, di solito in un libro è facile empatizzare e sostenere
un personaggio, solitamente il protagonista, ed è facile poi odiare l'antagonista. Qui no, non è facile amare né Elena né tantomeno Lila. Io inizialmente Lila l'ho odiata tantissimo, ma sono arrivata alla fine dell'ultimo libro che non ero minimamente arrabbiata con lei e forse volevo più bene a Lila che ad Elena, perché Lila alla fine, pur con le sue enormi pecche, vuole veramente tanto bene ad Elena, l'ha amata veramente molto, pur essendo, avendo avuto un'amicizia complicatissima e difficilissima e vera, Lila ha sempre amato Elena, ha sempre cercato, magari nel modo sbagliato, ma alla fine ha sempre cercato di fare il suo bene e di volere il suo bene, di volere il meglio per Elena. Più volte Lila dice: devi fare tante cose, tu hai la possibilità di fare tante cose, di fare delle grandi cose. Lila ha sempre creduto nell'intelligenza e nella bravura di Elena. È una tetralogia in cui Napoli spicca tantissimo, d'altronde sono due ragazze napoletane e il rione dove sono cresciute e Napoli stessa, il centro di Napoli, viene descritto molto molto bene, non solo proprio come luogo, ma proprio come consuetudini della gente, tradizioni della gente napoletana. Da nordica sono, diciamo, tutti aspetti, tutti notizie o conoscenze che mi sono sempre un po' arrivate per vie traverse o comunque da telegiornali o come se fossero degli stereotipi. E invece qua dentro tutto quello che io ho sempre sentito di Napoli emerge tantissimo. Ed è brutto. È una realtà che molto spesso fa paura nella realtà, fa paura all'interno di questo libro. E non è solo per la mafia, qui non c'è ben altro, c'è proprio una mentalità rigida radicata nella mente delle persone. Lo stile utilizzato dalla Ferrante è forte, è duro, è intenso ed è realistico, è semplice e arriva dritto al punto, non addolcisce minimamente la pillola. E forse anche per questo ho amato così tanto questa saga, perché è reale, quello che viene narrato qui dentro è reale, non solo un rapporto di amicizia, perché raramente un rapporto d'amicizia tra due persone, poi tra due donne, è rose e fiori, ma molto raramente. Elena Ferrante in questa tetralogia non ha paura di dire quello che pensa, lei lo dice e lo dice proprio con asprezza. Arriva veramente dritto al cuore del lettore, sarà un linguaggio semplice, non sarà niente di ricercato, niente di sofisticato, però è proprio questo che veramente a me è piaciuto tanto, perché è un romanzo reale, ragazzi, è vero, non so come descriverlo. No, io dovevo prepararmi un discorso, una scaletta, alla fine non ho avuto il tempo, quindi non so cosa sto dicendo, cosa verrà fuori da questo video, un mappazzone di cose probabilmente, e perdonatemi perché in realtà volevo fare un bel video, ma probabilmente sarà il video peggiore della storia. Ma ormai penso mi conosciate, se mi seguite da un po' mi conoscete, conoscete i miei video e io parlo sproloquio, ecco, non parlo, io sproloquio. E comunque, torniamo all'amica geniale. Indubbiamente tutti e quattro i libri mi sono piaciuti tanto, il primo volume è quello che mi ha emozionato di più, che mi è piaciuto di più, quello che mi è piaciuto di meno è stato Storia di chi fugge e di chi resta, perché è troppo politico per i miei gusti. Anche se capisco e condivido appieno la scelta della Ferrante di parlare così tanto di Napoli e dell'Italia e di quello che stava accadendo in quegli anni, quindi va benissimo, anche perché alcuni, diciamo, personaggi implicati in queste lotte erano e sono degli amici di Lila ed Elena, quindi ovviamente era giusto parlarne così tanto, però ad un certo punto la cosa mi ha appesantito, perché
ormai ero arrivata ad un punto in cui volevo sapere unicamente di Elena e Lila, ma badate bene, non solo di Elena, non solo di Lila, ma assieme. Ci sono dei capitoli in cui Elena ha perso completamente di vista Lila e parla solo di sé, della sua storia, del suo matrimonio, delle sue conoscenze, dei suoi amici, della sua vita lavorativa. E sì, all'inizio mi piaceva, poi però sentivo la mancanza di Lila. E anche quando parla magari solo di Lila per qualche capitolo, sento la mancanza di Elena. Per me l'amica geniale, la tetralogia dell'amica geniale è una bella tetralogia nel momento in cui solo Elena e Lila ci sono. Quando sono assieme, anche se litigano, anche se si offendono, anche se si trattano male, adoravo leggere le pagine solo quando erano assieme o l'una parlava dell'altra e viceversa. Quando Elena e Lila e il loro rapporto veniva messo sullo sfondo, sentivo la mancanza di qualcosa. In sostanza volevo in qualche modo con questo video non è una vera recensione, o forse sì, non lo so che cos'è questo video, però volevo sicuramente trasmettervi l'amore che ho provato per l'amica geniale e tutta la tetralogia dell'amica geniale. È un libro veramente molto molto discusso, ci sono persone che come me l'hanno amato tantissimo, persone che l'hanno odiato tantissimo, che non sono nemmeno riuscite a finire il primo volume, oppure che hanno finito il primo volume ma non sono andate avanti, e persone che non lo trovano niente di che. Io veramente non pensavo che mi potesse piacere così tanto, anche perché avevo delle aspettative altissime, e solitamente quando ho delle aspettative altissime è molto più facile che il libro mi deluda. No, tutte le mie aspettative non sono state deluse. Io potrei portare questo libro ovunque, sul palmo di mano, e pubblicizzarlo in ogni luogo, in ogni dove, in ogni quando, perché l'ho amato alla follia. Io volevo comunque veramente trasmettervi le emozioni che ho provato leggendo questo libro. Bene, spero di non averla tirata troppo per le lunghe, e sicuramente mi sarò dimenticata di dirvi un sacco di cose che avevo magari in mente di dirvi, e mi odierò tantissimo per questo, e perdonatemi se magari è risultato un video confuso e in cui non si capisce perché ve lo consiglio, in cui non si capisce perché l'abbia amato così tanto, in cui non si capisce niente. Perdonatemi veramente, spero che qualcosa abbiate capito. E prima di concludere, beh, innanzitutto fatemi sapere se voi avete letto questa tetralogia e cosa ne pensate, e se la leggerete dopo questa mia specie di recensione. Fatemi sapere qualsiasi cosa sull'amica geniale, qualsiasi vostro pensiero. Prima di concludere però volevo anche darvi un'informazione di servizio. Settimana prossima, quindi la settimana di Ferragosto, sarò in Italia per 4 giorni, quindi volevo evitare di stare sul computer a montare video eccetera, quindi quella settimana non uscirà il video al venerdì, e riprenderò nell'ultima settimana di agosto. Salterò quindi solo una settimana, comunque solo un video. Detto questo, quindi vi auguro buone vacanze e ci vediamo tra tipo 2 settimane. Sì, vabbè, avete capito, forse. Trovate poi qua sotto tutti i libri linkati ad Amazon e tutti i miei social, quindi il blog, Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. Iscrivetevi, mandatemi la richiesta di amicizia, qualsiasi cosa preferite, e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!